note dell'Inno d'Italia. Un lungo applauso del pubblico all'indirizzo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi le musiche di Hammel, Mozart e Haydn per il concerto che Palazzo Lascaris ha offerto la sera del 2 giugno al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino per celebrare la Festa della Repubblica a cui hanno partecipato insieme alla cittadinanza autorità civili e militari. A fare gli onori di casa è il presidente del Conservatorio e il presidente del Consiglio regionale del Piemonte che nel saluto agli ospiti hanno richiamato la solennità della ricorrenza e i valori della Costituzione. Presenti alla serata anche consiglieri regionali in rappresentanza dell'Assemblea di Palazzo Lascaris. Poi la parola è passata alla musica con l'orchestra degli studenti del Conservatorio, che, guidata dalla bacchetta di Giuseppe Ratti, ha suonato alcune celebri pagine musicali a cavallo tra 700 e 800, di tre compositori che vissero in prima persona il periodo della Rivoluzione francese, da cui si diffusero in Europa quei valori oggi alla base delle moderne carte costituzionali, compresa quella italiana. Durante la serata sono stati eseguiti due concerti, di Hammel per tromba e di Mozart per flauto, e l'ultima delle sinfonie di Haydn, la 104 London. Ad esibirsi gli studenti dei corsi accademici di primo e secondo livello della scuola del Conservatorio, così come i due solisti, la tromba e il flauto, selezionati a inizio anno con audizioni interne. La nostra attività è incentrata sugli studenti, la scuola vive grazie a loro e al loro entusiasmo, per cui i giovani in questo caso rappresentano una speranza per il futuro e un'energia soprattutto positiva che per noi è un continuo rinnovarsi attraverso la musica ed è un messaggio penso straordinario per l'Italia e per l'Europa.